Ciao, tra queste cose da mia zia, se cosa sono? Questo è un buffer in silicio in cui sono impiantati dei chip e questo è un pannello fotovoltaico. Cosa serve? Questo serve a farci funzionare il computer. Che cos'è un chip? Il chip è un componente elettronico composto da una minuscola piastina di silicio che viene impiantata sulla wafer, a partire dalla quale sarà costruito il microcircuito integrato. Allora, come funzionano i chip? I circuiti sostanzialmente memorizzano informazioni in codice binario, quindi 0-1 on-off, e sono costituiti essenzialmente i chip da transistor e condensatore, e sono alla base di tutta la tecnologia moderna. Ovviamente parliamo di microchip in quanto questi presentano dimensioni molto ridotte. La macchina di Turing è una macchina che viene ideale, sviluppata nel 1936, e consta di appunto inserire un filo infinito da entrambi i lati della macchina che passerebbe per tutte le caselle, imprimendo le informazioni in codice binario, quindi 0-1. La costruzione di chip è stata resa possibile con l'avvento della tecnologia LSI e si fruisce quindi della legge di Moore. E si sta pensando appunto a un modo per sostituire il classico bit del computer con il quantum bit, che sarebbe un particolare tipo di bit che riuscirebbe a far elaborare al computer non più le informazioni in maniera binaria, ma in maniera simultanea. Cosa hanno in comune un pannello fotovoltaico e un chip?